Pensi un po', pensi un po', sono andato dall'orefice a pagare 2 o 3 diamanti che avevo comperato. Non aveva il resto da darmi. Per toglierlo dall'imbarazzo mi sono fatto coprire le scarpe con lamine d'oro zucchino. Comunque, tra me e voi c'è una bella differenza. Oh, i vostri sono vagine quanti mia. Io sono il marchese della Cacannuccia. E io sono conte Fonseca. Conte. Con te ha comprata. Io ho comprato la contea quando avete venduto il marchesato. Oh, basta! Io so chi so e mi si deve portare rispetto. E chi ve chiappa il rispetto? Io sto tutta locanda perché sono innamorata da locandina. Questa è bella! E voi vreste competa a me? Propri! Io no e voi sì! Io sì! E voi no! Io so chi so! Yolanda ha bisogno della mia protezione! Yolanda non ha bisogno della protezione! Yolanda ha bisogno di quadrini! D'argento! Sordo! E io ce l'ho, aiuta! Sordo e me manchen! Io spendo un zecchino al giorno tutta la locanda! Ma io quel che faccio nel dic e non me vanto, so chi so. Spianta, fanfaron e me snocchi. Comandi, signore. Sì, sì, signor, signor Momè. Ma perdoni. Ma chi dà il signore l'educazione? Vienna, dimmi un po', tu sta la padroncina? Sta bene, illustrissimo. Ah. Oh, sei alzato dal letto? Illustrissimo, sì. Ah, sì, no! Oh. Su mar, avria detto il signor Conte. Oh. Sa che sti illustrissimo. Stes tipo che ho dato al signor Conte. Ah, no! Come non c'è una bella differenza, mi pare. Ma se? Lo vedo la differenza che c'è tra lui e me? No. Chiama questi. Vedo un po' se ti dà anche lui. Ah. E tu hai i soldi, io. Il mio grado, caro Conte, vale più di tutti i vostri quadrini. Sa tutta la vostra gran nobiltà, ci vogliono i quadrini, l'argent! Basta, basta, che quadrini e quadrini, bisogna, basta, te rispetto! Ma tu c'hai quadrini e manca rispetto! Voi avrete la bocca sempre tagliata! No, lascia girare! Oh, signore! Oh! Se tu stai così, se sente così dalla camera dell'A, eh? Io sostengo che per togliere qualche sfissi e qualche voialina ce vuoi dei quadrini. Vabbè, signor Marchese. Oh, pare. Basta, basta! Su! Parlami d'altri. Beh, allora al venditme perché litigate? Per il motivo più ridicolo di questa terra. Oh, ecco, ecco. Il conte butta tutto il ridicolo. Allora, tutti e due si è presi dalla Yolanda. Lui pretende corrispondenza per la sua gran nobiltà. Sì. Io la spero come riconoscenza perché io spindo e spando. E io la proteggo. E io spingo e spando. Oh. Per una donna. Cosa mi tocca a te sentire a me per una donna? Ma siete tutti matti, siete diventati tutti scemi. Per una donna. Sì, perché Yolanda c'ha una nobiltà. Sarà come tu declami. No, no, è bella, è bella, è bella, è bella. Ciao. Comunque non so che. Comunque non so che di più. Nonostante tutti i regali che ho fatto, ancora io tocca i mondi. Beh, bravo. No, le dì, signor Conte, insomma, per una donna non ti sta per questo.
queste stupidate. Lei non è mai stato innamorato? Chi? Io? Io mai! E mai lo sarò. Oh, sì. Ecco, guardi, è arrivata la vostra padroncina. E dite un po', se ne è adorabile? Oh, per me è meglio un can da caccia. chi mi domanda, signor signore? Non mi ricordo, ma la sua camera no, signor Marchese. Yolanda, Yolanda, dimmi chi. Guardate un po'. Guardasti o ne chi? Guardate un po'. Beh, chi esce? Lei, sempre di lei. E di diamanti. Ah, ma guardi che ne capisce anche io dei diamanti. E di diamanti, ti ho chiappati per amor mia, se non per parlare più. Ma, signor Conte, io proprio i regali li posso... Yolanda, pochi ciuffili? No. Yolanda, pochi manfili che fa... Io... per non dispiacere al signor Conte, mi chiamerò. Allora, Yolanda! Yolanda! Vado a parlare a quattro occhi. Padrona! La biancheria che mi avete dato, me va bene. Sarà servita, signore. Mi pare comunque che se potrei anche chiedersi un po' più di grazia. Tu spendi le quadrine, e c'è bisogno di chiedere la rossa la grazia. Compatitle, non è mica nitle da un Dio nome. Signor Cavaliere, com'è da che si utilizza le donne? E cosa gli ha fatto? Cambiate la biancheria. Questa lui. Che razza de om salvatica. Vi dirò che quasi quasi mi viene voglia da mandar via. Se mandarle via, e se non c'è riuscito di tua mamma. No. Yolanda, tanto senti, non fai la roba, ti prego mandi via tu due, ma io. Io signori vi ringrazio, non so che ammetta per me, mi preoccupa proprio. Guarda. Ah sì? Signor Conte, scusate. Tesoro, senti picchino di voi, un certo signor Dini. Oh, sì, sì, te l'aspettavo! Il signor Dini! Sì! E cosa ha ordinato stamattina il signor Conte? Arenga e caparosse? Non è Dini il pesciarolo, ma Dini non è...